Sindaco, viene oggi ricordato Valerio Gildoni, proprio nel secondo anno della sua morte, viene intitolata una piazza a Città di Castello alla sua memoria. Quale sarà la piazza? Sì, sono ovviamente l'area legata alle bocce, alle logge e l'area immediatamente antistante, parlo delle logge Bufalini, ovviamente credo che sia un riconoscimento doveroso, importante a una persona, a un figlio di Città di Castello che è morto nell'espletamento del suo dovere, dando un esempio di questi tempi certamente piuttosto raro, per cui credo sia giusto e doveroso, concordando ovviamente questa cerimonia, questa titolazione con l'Arma dei Carabinieri, sia giusto e doveroso da parte dell'amministrazione comunale dare questo riconoscimento. Capitano Cangiano, oggi Città di Castello rende omaggio ad uno dei suoi cittadini che ha dato la propria vita per l'Arma dei Carabinieri e per questo gli verrà intitolata una piazza. Sì, non a caso è stata scelta la data del 17 luglio perché proprio il 17 luglio di 2 anni fa fu ucciso il colonnello Gildoni a Vicenza. Quindi è un'iniziativa per noi e per la cittadinanza tutta, immagino, molto molto importante e molto sentita soprattutto. Il colonnello Gildoni è un eroe, c'è poco da fare, ha dato la vita in servizio. Ed è giusto che sia ricordato nel secondo anniversario del decesso con un'iniziativa e con una piazza così importante.